apertura della nuova manifestazione Vacanze dell'Anima, venerdì 28 luglio a Maser. Una serata piena di emozioni, iniziata con Quintetto di Ottoni e poi seguita dal regista scrittore Jacopo Fo, che ha condiviso con gli spettatori presenti la positività ancora insita nella gente, malgrado una società indirizzata verso il catastrofismo. Per finire, la sfilata di moda, che ha visto protagonisti, oltre al prestigiose firme della moda, Ali Bijou, la cooperativa di Valdobbiadene, atta a favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità, che ha presentato, in questa occasione, i gioielli realizzati dagli ospiti stessi. Siamo stati coinvolti in questa avventura qualche settimana fa attraverso un amico che anche lui lavora in una cooperativa sociale e mi ha detto: secondo me tu e quelli dell'Ali siete dei bravi disobbedienti. Sul subito non avevo capito dove eravamo così disobbedienti, ma poi appunto ragionando assieme abbiamo capito che il tipo di attività che noi facciamo da tanti anni, che è l'attività dei bijou, dei gioielli, delle borse ricamate così, non è un'attività che normalmente una persona può pensare, che anche con delle persone che possono avere delle disabilità riescono a fare. E noi abbiamo dimostrato in tutti questi anni che lavorando insieme e insegnando certe tecniche, certi lavori, qualsiasi persona nel suo modo, con i suoi tempi, riesce a fare anche questo. Quindi eccoci qua, la sfilata di moda questa sera è stata veramente molto bella, interessante, e sono contento per i nostri, così li chiamiamo ragazzi, magari anche se hanno 50 anni, anch'io sono un bel ragazzo, e sono felice per loro perché hanno fatto passerella anche loro, perché il merito di tutto questo va proprio a queste persone incredibili. E nel sapere questa notizia di sfilare, come hanno reagito? C'è gente che mi ha mandato messaggi, mi ha telefonato le ore più incredibili per dirmi: ma cosa devo mettermi, ma come devo essere, ma devo sfilare anch'io, ma io non riesco a sfilare. E insomma, con tanta tachicardia siamo arrivati a questa sera e ho visto che è andato tutto per il meglio, insomma, veramente molto bravi.